Madonna, che occhi c'hai! Vero? Ma porca troia! Ci ho messo sapone negli occhi. Ma che scemo! Capito? Devo vedere il trucco. Ciao a tutti ragazzi! Con chi sono? Sono in compagnia di... Devo dirlo io. Giovanni De Mare! E... Posami pure la tetta sul braccio. Allora, praticamente io ho pubblicato una foto su Instagram e anche su Facebook e ho chiesto: ditemi in tre parole. Scrivete qui sotto in tre parole cosa vorreste ricevere per Natale. Soltanto i commenti più idioti verranno accettati. E questo potrebbe essere anche un format interessante che potrei fare mensilmente. Potrebbe chiamarsi in tre parole e poi l'argomento del mese. È original. Ok, original. Se vi piace scrivete. In tre parole cosa vorresti per Natale? Vai! Asia la mela dice dei mutandoni rossi. Grande! Raga, mi sono bellissimo l'occhio! Coccola mia! Elinuar04 vorrebbe delle carte che si illuminano, che sono ben 5 parole! Quindi non verrai messo nel video, ok? Kaka 1989 vorrebbe Giacomo sotto l'albero. Nudo o vestito? E perché erano quattro parole e non voleva essere eliminato dal video. Giacomo? A Parma? Non so come è stato a Parma. Nel formaggio. Lagon prende il mio pensiero e chiede montagne di soldi. Oh yeah! Sai che tutti vorrebbero delle montagne di soldi? Tutti e tre? Noi. Oh. Grazie Sabrina Greco, grazie. Tre parole, ma è stato un poema, Azzurra Ponzani. Vabbè, lo leggiamo perché si sarà sbattuta lei per scrivere. Io vorrei cibo, tanto cibo, ogni giorno non riserva di Nutella e pizza, poi un pigiama a forma di unicorno perché è figo e poi un koala che parli, non chiedetemi il perché, non mi piacerebbe, ciao! Niente, l'ho preso un po' per Babbo Natale. Esatto. Erika dal Gonzo, rivorrei i Marò. Zien chiede Christopher Michael Pratt. La tua sosia. Il sosia è Chris Pratt. Christopher Michael Pratt sarà benissimo e completo. Stand down. Vado a casa. È nuovo. questo qua lo voglio per forza. Un CD con 10 ore continue di fono. Perché io sono malato e mi piace il rumore del fondo. Davide Perry vorrebbe un piccolo Giacomino da scabile. Carolina Isella vorrebbe Nugaz. Voglio una bambola gonfiabile, immagine e somiglianza di Giacomo. Chi è che non la vorrebbe? Sai che voi volete una bambola gonfiabile a mia immagine e somiglianza, scrivetelo qui sotto, ve la farò arrivare gratis a casa vostra. Francesca Picasso chiede un procione obeso. E se non è obeso non va bene. Sai come voglio per Natale? Un gatto obeso. Faccio vedere anche nostra figlia. Questa qua si chiama Giaculia ed è la figlia mia. Hai trovato il suo nome? Silvia, facci una fottuta laurea. Silvia, mi fa male, non capisci più perché è laureato, vai lì. Interrompiamo il video per qualche secondo. Cosa vuole Giulia in tre parole? Un occhio nuovo. Roberto De Marzi dice soldi, successo e sesso. Le tre S. Nonno Nigus è fatto furbo. Gli ha chiesto tre cose, ma le tre cose ce le mette 50. Un PC, quattro monitor, un condorelli per me. Giuseppe Lago in battaglia, portami una birra. Ma bella birra. Really hot. Serena Catanzaro, sanitamenta... Anche questa si è fatta furba. I miei iscritti sono persone furbe. Un naso piccolo. Un naso piccolo che sarebbe anche a me. E poi... quello di Jennifer Lopez. Cazzo sì. Simone Sam Colombo chiede una delle Giulie. Vabbè, lì sta voi. Ma... che ti becchi lei? Ma come ti becchi? ciao Giovanni. Il mio unico grande amore, Giacomo Hoffman. Ehi... Matteo Falchi, io la castana. La castagna. E quindi vedi, sei desiderata. L'amico Andrea Rizzo dice vorrei Giacomo nel mio letto. Sono 5 parole, ma per me va bene lo stesso. Comunque, quindi Giulia invece vorrebbe un occhio nuovo, tu, un gatto grasso e io. Raga, dobbiamo fare tutti i 3 topini. Al mio 3. 1, 2, 3. Ma vedi sembra. L'ha fatto il topino. Se l'idea del format di in tre parole vi piace, scrivetemelo qui sotto. Se vi piacciono le Giulie, scrivetemelo qui sotto. Lei è fidanzata, lei no, quindi se volete il suo numero, scrivetemelo qua sotto e ve lo farò avere. Commentate e scrivetemi il prossimo in tre parole. Quanto gestico? Il prossimo in tre parole, cosa volete che lo faccia? E come concludiamo? Ciao a tutti! Ciao, invitate ora sul momento un nome per i miei iscritti. Ciao figoni! Ma no! Ciao figoni! Ciao a tutti! Hawkers! Sei l'unico che non ha
detto. Okers. Mi state chiedendo perché hai gli occhi così rossi e perché delle tracce rossi. Esatto, perché? Perché praticamente abbiamo fatto degli altri video sui loro canali. Whisper Challenge. Whisper Challenge e la Obbligo Verità. E per questo motivo praticamente poi alla fine è finita il video che ci siamo. Io mi sono dovuto far truccare da loro, ero tutto rosso in faccia. Noi quindi anche.